Ciao a tutti da Katia e benvenuti nel mio canale. Allora, oggi sono qui con un nuovo progetto. Questo progetto l'ho lavorato con questo filato Marilux. Questo filato è di La Caria Ricami Store, di La Caria Luisa. Ho scelto questo filato perché a me è piaciuto moltissimo. È un filato molto morbido. Le sue caratteristiche sono 71% cotone, 29% poliestere. Questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 110 metri circa. Si lavora con i ferri del 3 o del 4 oppure con l'uncinetto del numero 3. Io comunque ho scelto di lavorare il mio lavoro con l'uncinetto del numero 4. È un filato molto bello, ha più colori, è costituito da più capi, non è molto ritorto, quindi la lavorazione risulta morbida. Io ho scelto il grigio dove abbiamo un filo, posso dire anche un filo dorato e delle micro pagliette che danno un tocco di luce in più, non danno fastidio assolutamente sulla pelle. Ok, per quanto riguarda la maglia, questa è una taglia 46. Se volete una taglia un po' più grande, dovete seguire il multiplo di 5 catenelle. Ok, io la mia maglia ho iniziato con 130 catenelle più 2. Quindi, se volete fare una taglia più grande, che so, montate 150 catenelle più 2, ok? Oppure 140 catenelle più 2, seguite il multiplo, va bene? Non ho avuto modo di fare uno schemino, comunque la lavorazione è molto semplice e veloce, e anche diciamo per le persone che stanno iniziando anche adesso a lavorare all'uncinetto. Ok? Bene, io vi lascio il tutorial e grazie per la visione. Allora, io per il mio lavoro userò l'uncinetto del numero 4, anche se il filato consiglia l'uncinetto del numero 3, io lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Io ho una mano abbastanza stretta, quindi preferisco sempre usare un uncinetto mezza misura o una misura più grande, ok? Allora, per iniziare noi abbiamo bisogno di due segnapunti. Per iniziare, io inizierò con 132 catenelle, quindi lavoriamo su un multiplo di 5 catenelle. I due marcapunti mi servono perché devo segnare la metà delle 132 catenelle, quindi farò le prime 66 catenelle e metterò un marcapunti e poi farò le altre 66 catenelle. Allora, inizio facendo il mio cappietto. Allora, e vado a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivo a 66 catenelle. Allora, queste sono le mie 66 catenelle. E qui vado a mettere un marcapunti. Adesso continuo e lavoro ancora 66 catenelle. Per chi vuole una taglia più grande, deve aumentare di 5 catenelle, quindi 5, 5, 5, 5. Se volete una taglia molto grande, iniziate con 152 catenelle. Ok, 150 più 2 catenelle. Infatti io farò 132 catenelle che non sono in multiplo di 5, farò 130 più 2 catenelle. Allora continuo e lavoro le mie 66 catenelle. Allora, fatte le catenelle, adesso le chiudo a cerchio, girando le catenelle così, tutte dritte.
La mia è una scollatura abbastanza larga. A me piacciono le magliette con la scollatura molto larga. Ecco, questa è la mia scollatura. Ora inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, quindi faccio 3 catenelle. Nella stessa maglia vado a lavorare ancora 5 maglie alte. Allora, scusate un attimo. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. E con le 3 catenelle sono 6, 2, 4, 6. Ok? Questo è dove facciamo poi gli aumenti. Ora salto 1, 1, 2, nella terza catenella lavoro 3 maglie alte, 1, rientro. 2, rientro, 3, una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ora salto 1, 2, 3, 4 nella quinta maglia. Allora, scusate un attimo. 1, 2, 3, 4. Nella quinta maglia lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella di separazione. Rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. E ripeto. Salto 1, 2, 3, 4. Nella quinta maglia lavoro 3 maglie alte. 2. 3 catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte. 2 e 3. Vado avanti fino ad arrivare qui dove mi trovo il marcapunti, ok? Lavorando in questa maniera mi devono restare 2 maglie, 2 catenelle. Vado avanti, ci ritroviamo qui dove mi trovo il marcapunti. Rieccomi. Allora, io ho lavorato i miei ventaglietti, ok? Adesso qui dove mi trovo il marcapunti lavoro le 6 maglie alte. Quindi mi sono rimaste 2 maglie, adesso nella terza lavoro 6 maglie alte. Quindi sono 1, 2 nella terza. Dovete fare attenzione perché le maglie si stringono quando lavorate il ventaglietto. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. 6 e qui metto il mio marcapunti. Bene. Adesso faccio 1. Allora, qui si stringe 1, 2. Nella terza catenella lavoro 3 maglie alte. 1. 2, 3 catenella,
Nella stessa maglia lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Così, vedete? Adesso qui devo continuare, quindi farò adesso salto 4 catenelle e nella quinta lavoro un ventaglietto, quindi 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Poi ancora salto 4 maglie e nella quinta faccio 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, fino ad arrivare alla fine dove troviamo il marcapunti. Allora, arrivata alla fine del giro, questo è il mio. Dobbiamo mettere tutto dritto. Ok, così. Adesso vado a chiudere nella terza catenella, faccio una maglia bassissima e faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Le 3 catenelle, come sempre, sono per iniziare con la prima maglia alta. Nella stessa maglia vado a lavorare ancora 2 maglie alte, quindi in tutto sono 3 maglie alte. 1, 2, 3. Maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, e sull'ultima maglia lavoro 3 maglie alte. Uno, due, tre. Adesso faccio 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Vado qui dove ho fatto una catenella di separazione. Lavoro una maglia bassa. 7 catenelle. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Vado nel ventaglietto, nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Archetto, maglia bassa. Ok? Vado avanti così fino ad arrivare proprio qui nell'ultimo ventaglietto e poi qui dove abbiamo fatto le 6 maglie alte. Facciamo quello che abbiamo fatto qui, facciamo gli aumenti, ok? Comunque vado avanti e ci ritroviamo qui dove nell'ultimo archetto di 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Eccomi, allora sono nell'ultimo archetto, ho fatto le mie 7 catenelle, una maglia bassa qui nell'archetto di una catenella. Adesso qui facciamo di nuovo gli aumenti, facciamo 1, 2, 3. 4 catenelle. Vado sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Ancora maglia seguente, maglia alta e sull'ultima maglia lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Una maglia bassa nell'archetto di una catenella. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maglia bassa nell'archetto e vado avanti fino ad arrivare alla fine del giro. Ok, allora arrivata alla fine del giro ho lavorato la mia maglia bassa 4 catenelle, vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3.
rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 2 maglie alte, quindi in tutto facciamo 3 maglie alte. Scusate un attimo, prendo un po' di filo. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, lavoro le mie maglie fino alla penultima maglia, perché sull'ultima maglia devo lavorare 3 maglie alte. Eccomi. Quindi ho lavorato le mie maglie alte, adesso sull'ultima maglia lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Qui abbiamo 4 maglie alte. Vado sulla prima catenella, scusate, 4 catenelle. Quindi vado sulla prima e lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Qui mi trovo le 7 catenelle, quindi vado 1, 2, 3 sul nella quarta catenella, lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Salto 1, 2, 3 nella quarta maglia, lavoro 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. 2 catenella di separazione, rientro nella stessa maglia e lavoro 3 maglie alte. Vado così fino al prossimo marcapunti. Arrivo qua, ecco, arrivo sull'ultimo archetto. Allora, lavorato l'ultimo archetto, quindi ho fatto 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Adesso mi trovo qui dove abbiamo le 4 catenelle, quindi vado sulla 1, 2, 3, nella quarta catenella lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Sulla prima maglia alta lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Lavoro tutte le maglie, sull'ultima maglia lavoro 3 maglie alte. Ecco, sono sull'ultima maglia e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Qui abbiamo le 4 catenelle, vado sulla prima catenella e lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso vado al centro delle 7 catenelle, vado sulla quarta, 1, 2, 3, nella quarta maglia catenella lavoro 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte e lavoro così fino ad arrivare alla fine del giro. Uno, due, tre. Ok? Queste sono le maniche. Ok. Arrivo alla fine del giro.
Bene, sono arrivata quasi alla fine perché qui nella catenella devo lavorare ancora 3 maglie alte. Quindi faccio 1, 2, 3. E adesso chiudo nella terza catenella e faccio una maglia bassissima. Ricomincio facendo 3 catenelle. In questa maglia, nella stessa maglia lavoro ancora 2 maglie alte. 1, 2. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Continuo a lavorare le mie maglie alte fino qui dove mi trovo le 3 maglie alte. Quindi poi sull'ultima maglia lavoro 3 maglie alte. Allora, ci sono quasi. Ecco, sono sull'ultima maglia e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso faccio 3 catenelle. 1, 2, 3. Una maglia bassa qui. E adesso 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 catenelle. Vado qui nel centro, cioè nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, archetto, maglia bassa. Ok? Sto ripetendo quello che abbiamo fatto qui. Faccio vedere il mio lavoro. Ecco. Ok. Quindi vado avanti e arrivo qui dove abbiamo l'ultimo archetto. Sono arrivata all'ultimo archetto, quindi ho fatto la maglia bassa, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Qui ho le mie 3 maglie alte dove abbiamo lavorato sulla catenella, quindi faccio proprio qui una maglia bassa. Poi 1, 2, 3 catenelle e nella prima maglia delle 3 dove abbiamo fatto l'aumento, nella prima maglia lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. E poi lavoro le altre maglie. Due, tre, gomitolo se ne va per i fatti suoi. Quasi per arrivare dove abbiamo le 3 maglie alte, proprio qui. Eccomi. Allora, qui abbiamo le 3 maglie alte, vedete? 1, 2, 3. Quindi sull'ultima maglia lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle e proprio qui faccio una maglia bassa e adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maglia bassa nell'archetto di una catenella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maglia bassa. Bene. Arrivo alla fine del giro.
ci ritroviamo quando abbiamo finito il giro. Allora, finito il giro, ho fatto le mie 7 catenelle, vado proprio qui al centro, qui dove abbiamo le 3 maglie alte, faccio una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso facciamo 3 catenelle che sono come sempre la prima maglia alta e nella stessa maglia lavoro ancora 2 maglie alte. Uno. Allora, scusate un attimo. Uno, due. Poi continuo nella maglia seguente, lavoro una maglia alta su ogni maglia sottostante. Fino ad arrivare all'ultima maglia dove lavorerò 3 maglie alte. Allora, arrivata all'ultima maglia alta, devo lavorare l'aumento, quindi faccio 3 maglie alte sull'ultima maglia. 1, 2, 3. Allora, adesso noi stiamo iniziando dal primo giro, ok? Quindi dobbiamo ripetere questi giri, sono 4 giri, quindi adesso stiamo facendo questo giro di nuovo. Quindi vado nella catenella di 7, cioè nell'archetto delle 7 catenelle, nella quarta catenella lavoro 3 maglie alte, 2, 3, una catenella. 3 maglie alte lavorate nella stessa maglia. 2, 3. Vado nell'archetto seguente, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Dobbiamo ripetere questi giri fino ad arrivare all'altezza dello scalfo sotto all'ascella, così poi chiudiamo per fare diciamo il giro per fare le maniche. Quindi mi raccomando, dovete nel prossimo giro, quando finiamo di fare questo giro, nel prossimo giro abbiamo le 4 catenelle, ok? Quindi portate indietro il video e riguardate i passaggi che stiamo facendo adesso. Quindi vado nella quarta catenella, faccio 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie bene. Arrivo alla fine del giro e ricominciamo di nuovo il giro insieme, ok? Bene, a dopo. Sono alla fine del giro, vado a chiudere come sempre nella terza catenella con una maglia bassissima. 3 catenelle e sulla prima maglia lavoro l'aumento, quindi faccio in tutto 3 maglie alte. Vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, fino ad arrivare all'ultima maglia dove facciamo ancora l'aumento. Facciamo sull'ultima maglia, lavoriamo 3 maglie alte. Ecco, sono sull'ultima maglia alta, devo fare le 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso facciamo come abbiamo fatto nel secondo giro, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Faccio una maglia bassa proprio qui nell'archetto di una catenella. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa. 7 catenelle, 5, 6, 7,
maglia bassa. Ok, ripeto, dovete ripetere questi giri fino ad arrivare al nostro sottobraccio, al sottobraccio, quindi poi chiudiamo e facciamo il giro manica, ok? Quindi per rifare i giri, tornate indietro con il video e riguardate i passaggi che abbiamo fatto. Bene, io vado avanti, ci ritroviamo quando arrivo al sottomanica. A dopo. Allora, io sono arrivata al mio al sottomanica all'altezza dello scalfo. Allora, la mia maglia è larga 45 centimetri. Ora non riesco a farvi vedere col metro perché non riesco ad inquadrare tutta l'immagine. Qui lo spazio è piccolino, quindi non riesco a farvi vedere con il metro quanto è larga. Comunque è 45 centimetri. E per quanto riguarda l'altezza della manica è 24-23 centimetri e mezzo, 23 e mezzo, 24. Ok, bene. Adesso chiudo. Devo chiudere per lavorare in tondo. Allora, qui ho finito dove abbiamo le 3 maglie alte nelle 4 catenelle. Ok, ho fatto le 3 maglie alte e poi ho lavorato le 3 maglie alte sulla prima maglia, sulla prima maglia alta. Ora faccio 3 catenelle per iniziare, come sempre, con la prima maglia alta. Non facciamo gli aumenti, lavoriamo maglia su maglia, quindi faccio una maglia alta in ogni maglia e arrivo qui dove vado a chiudere. Ok. Quindi lavoro le mie maglie, quando mi trovo per chiudere la manica, la chiudiamo insieme. Ok? Quindi lavoro le mie maglie senza fare gli aumenti, in questa maniera. Eccomi, allora sono quasi arrivata per chiudere la manica. Allora, io ho lavorato qui dove lavoriamo le 3 maglie alte, dove facciamo gli aumenti. Ok? Quindi, allora faccio così. Sull'ultima maglia, sulla terza maglia dove facciamo gli aumenti, entro con l'uncinetto e vado a prendere l'altra metà. Quindi salto le 3 maglie, vado sulla quarta maglia e lavoro una maglia alta, così. E continuo a lavorare una maglia alta in ogni maglia. Ecco. Quindi adesso continuo la mia lavorazione e poi vado a chiudere l'altra manica e lo facciamo insieme. Dopodiché lavoriamo in tondo tutta maglia alta fino ad arrivare alla lunghezza che vogliamo. Man mano che lavorate, lo provate. Ok, arrivo qui dove andiamo a chiudere l'altra manica. Allora, sono arrivata, ho lavorato tutte le mie maglie alte, adesso devo chiudere l'altra manica. Ok, quindi qui è dove ho iniziato il mio giro. Quindi faccio, ho finito qui le mie maglie alte, prendo l'altra metà e vado a chiudere nella terza catenella, faccio una maglia bassissima. Anzi, facciamo così. Lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi esco solo da due, poi vado nella terza catenella e chiudo in questa maniera. Sì, poi faccio 3 catenelle e inizio a lavorare adesso in tondo, quindi lavoro sempre in tondo fino ad arrivare all'altezza che mi va bene. Quindi poi man mano che lavoro lo provo.
Ok? Ecco. Questa è la chiusura, è abbastanza largo perché io porto una taglia 46, quindi è abbastanza largo. Iniziando con 132 catenelle, la lavorazione con questo filato, e io ho usato l'uncinetto del numero 4, con la tensione anche della mia mano, perché io lavoro abbastanza stretto, quindi comunque il lavoro è abbastanza largo e devo dire che è anche molto morbido, anche perché questo filo non è molto ritorto, quindi la lavorazione risulta molto morbida. L'ho provato e devo dire che addosso è un piacere indossarlo, non pizzica, perché di solito quando ci sono le pagliette pizzica un pochino, invece qui abbiamo delle micro pagliette, sono molto piccole, quindi non danno nessun fastidio. Ok, bene, io vado avanti, ci ritroviamo poi quando arrivo la lunghezza che mi serve e poi riprendiamo la lavorazione per la manica. Se volete nel punto vita, volete stringere un pochino, cambiate uncinetto, dipende che numero di uncinetto usate. Se volete stringere un pochino, che risulta un pochino più stretto nel punto vita, lavorate con l'uncinetto mezza misura più piccola, anche una misura più piccola. Io per esempio continuerò con l'uncinetto del numero 4, anche perché diciamo le maglie, insomma gli indumenti attillati a me proprio non piacciono, non mi stanno bene e quindi continuerò con l'uncinetto del numero 4 in modo che la lavorazione risulta sempre morbida. Ok? Bene, ci ritroviamo dopo. E rieccomi. Allora, io ho lavorato la parte del busto che è all'incirca un 30-29 centimetri. Andiamo. 30 centimetri. Ok? Perché qui adesso farò lo stesso motivo che ho fatto per le maniche. Quindi facciamo il bordino in questa maniera. Per quanto io ho già fatto anche una manica, allora questa volta invece della una manica stretta, le maniche che faccio di solito, questa volta ho deciso di fare una manica a campana che a me piace molto. Quest'anno si usano e quindi a me piace. Se non volete la stessa manica, se non vi piace la manica così larga, quando noi andiamo a fare il motivo, andiamo a fare le 7 catenelle, invece di 7 catenelle potete lavorare 5 catenelle in modo che la manica si stringe e poi quando dovete lavorare il ventaglietto lavorate nella terza catenella delle catenelle, ok? Invece di 7 catenelle ne fate 5 e lavorate il ventaglietto nella terza catenella. Per chi non vuole la manica così larga, è veramente molto bella, a me piace molto. Ora, come dicevo, qui faccio il bordino che ho fatto, lo stesso motivo che ho fatto nelle maniche, però cambio il multiplo, invece di 5 catenelle, che è un multiplo di 5, farò multiplo di 4, quindi salterò 3 maglie e nella quarta maglia lavoro il ventaglietto. Allora, prendo l'uncinetto del numero 4, inizio con 3 catenelle per iniziare come sempre con la maglia alta e nella stessa maglia lavoro ancora 2 maglie alte. Catenella di separazione, rientro, 3 maglie alte. Se diciamo le maglie non risultano multiplo o multiplo di 4, man mano che lavorate sistemate voi il multiplo, ok? Se dovete saltare qualche maglia in più, oppure invece di saltare 3 maglie ne saltate 2, insomma, il primo giro sistemate il multiplo. Allora, 1, 2, 3, nella quarta maglia lavoro un ventaglietto. Quindi faccio 3 maglie alte. Una catenella e 3 maglie alte. E così per tutto il giro. 1, 2, 3 nella quarta, ventaglietto.
3 catenella, ventaglietto. Quindi vado avanti fino alla fine del giro. Anch'io sistemerò il multiplo se non corrisponde un multiplo di 4, quindi sistemo, che ne so, se invece di 3 maglie, di saltare 3 maglie, ne salto il 2. Comunque il primo giro non ha importanza, lo dovete sistemare voi, ok? Bene, vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Rieccomi. Allora, io sono alla fine del giro. Quindi non ho dovuto, diciamo, sistemare molto per quanto riguarda il multiplo. Quindi qui ho saltato le 3 maglie e poi alla fine mi restavano 4 maglie alte. Quindi ho lavorato il mio ventaglietto in mezzo qui al centro delle 2 maglie, ok? In modo che qui mi restano 3 maglie alte. Quindi adesso vado a chiudere nella terza catenella e faccio una maglia bassissima. Adesso con delle maglie bassissime arrivo nell'archetto di una catenella, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa. Ok, quindi dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto nelle maniche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Così. E continuiamo in tondo, sempre a giro, fino a che, diciamo, trovate la vostra misura, se volete un bordino bello largo oppure se volete fare un bordino corto, va bene? Bene, ora prendo un altro gomitolo e facciamo la manica insieme. Iniziamo la manica. La manica è molto semplice da iniziare. Come ho già detto prima, io ho lavorato la manica con l'uncinetto del 3,5. E ripeto ancora una volta, se non volete la manica larga, così, a campana come la mia, invece delle 7 catenelle fate 5 catenelle, così la manica si stringe. A me è piaciuta così e quindi la lascio così. Allora, prendo un gomitolo. Iniziamo la manica. Ok, allora io ho finito il giro dove qui abbiamo fatto, vi ricordate quando abbiamo fatto le 4 catenelle e poi qui ho lavorato le 3 maglie alte sulla prima maglia. Bene, questo è mezzo motivo, quindi mezzo motivo e anche dall'altra parte mezzo motivo. Ok, quindi prendo in questa maniera. Quindi prendo, qui abbiamo 3 maglie alte, vado proprio qui sulla terza maglia e prendo anche la terza maglia da questa parte, non so se si riesce a vedere. Ok, prendo il filo, faccio un nodo. E adesso faccio una catenella e poi lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Archetto di una catenella, maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maglia bassa. Ok, quindi l'inizio è questo. Abbiamo qui, almeno io ho finito con le 3 maglie alte, 3 maglie alte, quindi le ho unite e adesso riprendo la lavorazione come abbiamo fatto qui. Quindi la lavorazione la sapete. Bene. Finisco il giro, iniziamo il prossimo giro insieme e poi andate avanti da sole. Eccomi, finito il giro, faccio 3 catenelle e vado a chiudere proprio qui nella prima catenella, faccio una maglia alta e prendo il filo, esco da 1, esco da 2
ed esco da 2, quindi sono già al centro dell'archetto. 1, 2, 3 catenelle, rientro e lavoro 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Catenella, 3 maglie alte. Due, tre, archetto seguente, ripeto il ventaglietto, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte e così via. Quindi lavorate poi la manica fino alla misura che vi serve. Man mano che lavorate lo provate. Ok? Bene, io adesso continuo la manica, continuo il bordino e poi lo metto sul manichino e vi faccio vedere come viene indossato. È veramente molto carina questa maglia, molto semplice, veloce da fare. Sì, in questo periodo diciamo dovrei fare delle cose un pochino più autunnali, però diciamo che il filato mi è piaciuto tantissimo e quindi ho voluto fare una maglia, diciamo, questo modello perché l'ho trovato adatto per questo filato. Bene, spero che il progetto vi sia piaciuto, è stato di vostro gradimento, fatemelo sapere e anche se non vi è piaciuto, fatemelo sapere lo stesso. Vi ringrazio per la visione, per avermi seguita e un saluto a tutti, un bacio, ciao.